Quanto tempo trascorriamo in riunioni online? Zoom, Skype, Google Meet, tutti strumenti che ci stanno aiutando a connetterci con persone in tutto il mondo. Lo fanno gli insegnanti, lo fanno i leader, lo fanno i coach. Come comunicare al meglio? Questo è il punto. Come rendere questo spazio virtuale efficace per poter trasmettere al massimo il nostro messaggio? Ne parliamo in questo video. Sei nuovo su questo canale? Allora iscriviti se ti interessa il miglioramento personale, il public speaking, il life coaching e vai a cercare tra i link in descrizione perché ne trovi uno che porta ad un mio audiocorso gratuito sulla self-confidence. Passiamo molto tempo online e Zoom, Skype, Google Meet sono diventati strumenti fondamentali che fanno parte, dopo un anno di pandemia, della vita di tutti quanti. Comunicare al meglio con questi strumenti ci permette di poter fare in modo che la nostra professionalità sia espressa al 100%. Però attenzione, perché se non usate bene questi strumenti saranno un ostacolo, quindi questa distanza virtuale non riuscirà ad essere colmata. In questo video ti dirò semplicemente come poter mettere in pratica 5 trucchi utilizzando quello che hai, quindi senza dover necessariamente investire dei soldi. Oppure spendendo un pochino di soldi senza esagerare, non essere troppo tirchio, ed entriamo subito in merito all'argomento. La prima cosa da sapere è quella di tenere la camera ad altezza degli occhi. Se hai un computer, mettilo su dei sostegni, su dei libri, per esempio. Oppure se hai una telecamera, come sto facendo io in questo momento, semplicemente alzala finché l'obiettivo non raggiungerà perfettamente l'altezza dei tuoi occhi. Evita per esempio questo tipo di inquadrature dal basso, oppure evita questo tipo di inquadrature dall'alto. Non stare troppo in alto, non stare troppo basso, ehi, sono qui, ed ovviamente, nemmeno a dirlo, non qui e non qui. Ma semplicemente immaginando di dividere lo schermo in 2/3, 1, 2 e 3, cerca di stare tra il primo e il secondo terzo, in questo modo. Altra cosa importantissima da non dare per scontata è quella di guardare in camera. Lo so che per molti questa rappresenta una difficoltà, perché guardare in camera significa guardare l'obiettivo o il piccolino obiettivo della webcam e fa molto strano, non siamo abituati, non è come guardare una persona negli occhi. Ma il punto è proprio questo: se vuoi che il tuo interlocutore abbia l'impressione di essere osservato, allora devi guardare in camera. Ora tu mi dirai: come faccio se faccio lezione o se sto facendo una sessione di coaching, ho bisogno di guardare il mio cliente? Certo, devi guardare il tuo cliente, ma quando parli o quando dici qualcosa di importante o quando stai tenendo la lezione, cerca di guardare in camera il più a lungo possibile. Se può esserti di aiuto, utilizza un post-it e mettilo vicino alla camera, perché il colore del post-it automaticamente andrà a catturare il tuo sguardo. Bisogna guardare in camera e non alla camera. Che cosa significa? Che lo sguardo deve andare oltre la camera, un po' come quando si fa cinema, devi cercare di immaginare chi ti sta di fronte. Quindi non limitarti a guardare la telecamera con distacco e disinteresse, ma cerca di essere coinvolto. Ricordati, chi sta guardando, come stai facendo tu in questo momento, deve avere l'impressione di essere osservato. Tema fondamentale, assolutamente da non trascurare, è l'audio. Se utilizzi un microfono di scarsa qualità o addirittura se utilizzi l'audio del computer, non starai utilizzando la migliore qualità. Cosa puoi fare senza spendere soldi? Utilizzare le cuffiette del telefono, quelle con il microfono, ovviamente. Questo per evitare di catturare l'audio di tutta la stanza, quindi quello che si chiama tecnicamente il rumore o l'eco, ma fare in modo che la tua voce arrivi chiaramente. Puoi fare dei piccoli investimenti su qualche microfono, di questo te ne parlerò, ma ripeto, le cuffie del telefono sono più che sufficienti. Per comprendere quanto è importante l'audio, basti pensare che in questo momento
momento che stai scrollando i video su YouTube, hai probabilmente escluso quei video che hanno un pessimo audio. Possiamo quasi tollerare una brutta immagine, ma difficilmente riusciamo a tollerare un audio fastidioso. Tra l'altro, chi ti sta ascoltando potrebbe avere le cuffie e quindi avere un fastidio continuo che gli arriva in testa, e questo fastidio va eliminato. Un buon audio ti permette di esprimerti al meglio e di utilizzare una delle componenti più importanti quando facciamo public speaking, che è la voce. In alternativa, per un microfono potresti utilizzare un microfono USB, quindi da collegare direttamente al computer. Ne trovi online a diversi prezzi, non te li linko perché non li conosco in maniera specifica. Oppure potresti utilizzare dei lavalier, cioè dei microfoni a punce come quello che sto utilizzando io in questo momento. Questo è un Rode Wireless. Questo tipo di microfoni comporta un investimento, quindi il mio consiglio è di utilizzare delle cuffie con un microfono, delle cuffie che non ti creino anche danni alle orecchie. Quindi scegli delle buone cuffie con un buon microfonino e questo sarà più che sufficiente. Le luci, fai in modo di essere illuminato. Il tuo volto deve essere illuminato, visibile, non eccessivamente illuminato, perché sennò andrai a bruciare l'immagine, ma trovando una giusta angolazione. Potrebbe essere necessario mettersi di fronte alla finestra per avere della luce naturale, o utilizzare le luci che hai, o fare un piccolo investimento anche qui e comprare qualche luce da studio. In questo momento io sto utilizzando delle luci da studio puntate verso la parete, proprio per evitare di avere l'immagine bruciata. Questo è l'effetto che otterrai se avrai la finestra alle spalle, lo sfondo, il background. Che cosa hai dietro di te? Non lasciare oggetti che non vuoi mostrare, non lasciare oggetti che possano distrarre chi ti sta ascoltando. Se hai troppe cose, oppure se hai un quadro che non è neutro come quello che io ho dietro di me, ma un quadro con un'immagine molto presente, ti ruberà la scena. Pensa un po' al teatro. Gli attori sono molto attenti nel curare la scenografia. Esiste una figura che fa questo, lo scenografo, perché questi elementi devono giocare con l'attore, devono aiutare l'attore ad esprimersi, ma non devono mangiare l'attore. Mi è capitato a volte di vedere alcuni che hanno un televisore acceso dietro. Ecco, l'immagine in movimento, colorata, gigante della televisione cattura la tua attenzione. Quante volte ti sarà successo di essere al ristorante, in pizzeria con un amico, c'è un televisore acceso e invece di guardarvi negli occhi siete tutti e due lì a guardare le immagini, anche se non c'è audio, perché ripeto, l'immagine colorata, gigante e in movimento cattura immediatamente la nostra attenzione. E allora scegli un angolo della tua casa oppure crea un angolo apposito. Siamo entrati nel tunnel delle videoconferenze e a questo punto arrediamoci il tunnel. Quali sono gli sfondi classici? La libreria. Attento a quali libri metti. Non è originale, è un grande classico, forse dagli anni 90, ma se proprio vuoi utilizzarlo, ripeto, attento ai libri che metti. La parete bianca non è bellissima, se riesci ad avere una parete colorata dietro di te meglio, ma anche quella potrebbe andare bene. Gli sfondi digitali che le piattaforme ti offrono, Zoom ha una serie di sfondi che puoi utilizzare, anche Google Meet ha una serie di sfondi, potrebbero andare bene, scegli quello giusto a seconda del tema di cui dovrai parlare. Altra nota importante, lo sfondo deve essere illuminato, perché se è buio ti darà questo effetto catacomba, come se tu stessi parlando da una grotta. C'è qualcosa di buio dietro e non si intravede bene. Illumina lo sfondo con una luce tenua, magari con una luce a LED colorata, ma non tenerlo buio. E qui, come vedi, c'è una luce colorata che serve per illuminare il background. Come vedi, sono 5 elementi molto semplici da utilizzare
e che cambieranno completamente il tuo modo di comunicare in camera. Se vuoi dei consigli personalizzati, puoi seguire le mie dirette oppure scrivere qui nei commenti, cercherò di rispondere, quali sono le tue difficoltà o i tuoi suggerimenti eventualmente per la community. E allora, ricapitolando, camera d'altezza occhi, guarda in camera, stai ben attento all'audio, occhio alle luci giuste e utilizza un punto del tuo studio o della tua casa che abbia un bel background. E allora iscriviti a questo canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato, visita il mio sito carloloiudice.com, ci vediamo al prossimo video.